sempre avuto passione per i cavalli, fin da neonata praticamente. E sono riuscita a realizzare questo mio sogno, cioè di avvicinarmi al cavallo, verso i 10 anni. Sono riuscita a convincere mia madre a portarmi in una scuola di equitazione, era la Cavallerizza Bettoni qui di Brescia, e così ho iniziato il mio percorso equestre con 2 anni di scuola, con i cavalli della scuola. Poi ho comprato il mio primo cavallo che si chiamava Ritter, e allora era famoso perché era bravissimo, e con lui ho fatto le mie gare più grosse, fino ad arrivare a prendere il primo grado. Poi ho comperato dei puledri, ho portato avanti qualche puledro e poi mi è venuta questa incredibile passione per l'insegnamento e ho pensato di coronare questo mio sogno facendo il corso istruttori nel 1989 e ho portato a termine questo percorso, dopodiché ho iniziato a fare qualche primo lavoro con ragazzini, soprattutto dai 6 ai 15 anni, e finché nel 1994 ho realizzato questo ulteriore sogno di avere una mia scuola di equitazione. Qui a Castenedolo ho trovato questa cascina bellissima che abbiamo ristrutturato e da lì abbiamo iniziato con qualche cavallo della scuola, poche cose all'inizio, pensavamo di fare una cosa piccolina e invece poi nel giro di qualche anno siamo diventati abbastanza grandi. Tanto è vero che da 10 cavalli iniziali nel 94 siamo arrivati a 60 cavalli ora nel 2007. Trasversale B E pista mano sinistra e prendere a battere la sella sul diagonale esterno. Elisa avanza un po' di più. Carlotta in F, cambiamento diagonale, qualche tempo di tratto medio quando siete diritti sulla diagonale e riprendere il trotto di lavoro in H, qualche tempo di tratto medio. Mano bassa. Cristina è favolosa, ci ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato tutto quello che sono capace a fare e continua a insegnarmelo. Ha molta pazienza, tanta, e ci fa divertire, soprattutto perché secondo noi è quello più importante, è il divertimento, e ci insegna molto. Il castegno è il maneggio più bello secondo me che esista, perché non punta solo all'agonismo. Ci fa crescere bene e con la nostra passione, che è quello più importante.